Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi parliamo un po' di lenti anamorfiche e delle loro differenze con le lenti sferiche. Sì, perché soprattutto nel cinema le lenti anamorfiche riscuotono ancora oggi un incredibile successo. Ma come mai? Le lenti anamorfiche comprimono l'immagine in larghezza e poi in fase di proiezione un obiettivo, anch'esso anamorfico, decomprime l'immagine facendola arrivare a un aspect ratio, un rapporto di aspetto di 2:41. Le lenti anamorfiche proiettano l'immagine non su un cerchio, dove tutte le direzioni sono ingrandite allo stesso modo, bensì su un'ellisse. Ma in passato non sarebbe stato più semplice andare a creare un nuovo formato di pellicola contraddistinto da un rapporto d'aspetto maggiore, adatto per cui a riprendere un film con un punto di vista panoramico? No, perché entra in gioco il concetto di retrocompatibilità, nel senso che già all'epoca praticamente tutti i proiettori si basavano sul formato 35 mm. Creare un nuovo formato della pellicola, andare a sostituire poi tutti i proiettori che già esistevano, sarebbe stato impossibile. Per cui si è optati per questo adattamento. Inoltre, quando si parla di ripresa cinematografica, si parla spesso del fattore di compressione, lo squeeze ratio. Il valore predominante è il 2x, in espansione, per cui l'angolo di visione orizzontale viene raddoppiato. È molto utilizzato anche il fattore 3x, soprattutto sui sensori 16 noni. Tuttavia, su un sensore 16 noni, un'immagine 4 terzi compressa occuperà solamente una parte, una porzione del sensore, dell'area utile. E ciò che ha reso nuovamente popolari le riprese in anamorfico è stato quanto permesso dalle camere Arri Alexa dopo l'introduzione del modello studio. Il sensore Halev 3, infatti, sfruttato in tutta la sua area fotosensibile, è in formato 4 terzi. E la modalità di ripresa in queste condizioni, chiamata Open Gate, adegua l'area sensibile utile per accordarsi perfettamente con il formato 2:39:1, quando accoppiato con un'ottica anamorfica con compressione 2x. Numeri a parte, ragazzi, che poi alla lunga non ci capisco più niente, nemmeno io. Le riprese anamorfiche piacciono tantissimo perché restituiscono caratteristiche uniche. Caratteristiche che a volte sono persino ricercate, emulate digitalmente o con speciali filtri ottici quando si effettuano delle riprese con lenti sferiche in una ripresa non anamorfica. Le luci producono un riflesso molto sottile orizzontale azzurro, soprattutto quando abbiamo delle forti luci incidenti in camera, in situazioni tipiche di controluce. Un altro aspetto comune delle lenti anamorfiche è la forma dei riflessi di luce che nella lente assumono forma ellittica anziché rotonda. Inoltre, lenti anamorfiche ad ampio angolo visivo producono una particolare prospettiva cilindrica. Le lenti sferiche, invece, al loro interno hanno meno elementi, meccaniche più semplici e tendono a restituire immagini più nitide e una minore distorsione. Viceversa, le lenti anamorfiche hanno una minore nitidezza e una maggiore distorsione, soprattutto agli angoli dell'immagine. E paradossalmente, spesso e volentieri si preferiscono delle lenti che introducono dei difetti. Inoltre, le lenti anamorfiche sono meno luminose delle lenti sferiche. Le lenti sferiche hanno un'apertura media che va da 1.3 a 2, mentre le lenti anamorfiche hanno un'apertura massima di diaframma media che va da 2.8 a 4. Per cui, quando utilizziamo lenti anamorfiche, potrebbe essere che dovremmo utilizzare molte più luci sul set rispetto a se utilizzassimo delle lenti sferiche. Le lenti anamorfiche in più inquadrano più scena, per cui tendenzialmente avremo più spazio all'interno del quale lavorare. E questo cosa potrebbe comportare? Set più grandi, quindi magari la necessità di dover utilizzare più comparse, più scenografia, più soldi. E per quanto riguarda la profondità di campo, tendenzialmente tendono ad avere più o meno la stessa profondità di campo le lenti sferiche anamorfiche. Tuttavia, a causa del fattore di compressione 2x del quale abbiamo parlato poco fa, le ottiche anamorfiche hanno un campo visivo orizzontale che è il doppio di un'ottica sferica di pari lunghezza focale. Per cui, in una ripresa anamorfica, per avere lo stesso campo visivo, lo stesso angolo di campo che avremmo su un'ottica sferica, serve una lunghezza focale maggiore. Così, a parità di ingrandimento del soggetto, le ottiche anamorfiche producono una profondità di campo minore e dunque un effetto più cinematografico, per così dire. Un'altra conseguenza del più ampio angolo orizzontale è che ciò permette di isolare un soggetto a fuoco rispetto a una composizione che ci appare grandangolare. Per cui, ragazzi, il video si conclude qua. Spero che vi sia piaciuto.
mi ricordo che le prime volte che vedevo quei riflessi orizzontali azzurri in alcuni film tipo Blade Runner, mi pare che ci siano, mi chiedevo: ma cosa so, come fanno a avere a ottenere quei riflessi lì? E poi, quando ho scoperto le lenti anamorfiche, ho ricevuto risposta. Ragazzi, siate certi di esservi iscritti al canale per ricevere una e aver attivato la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. A me non resta altro che ringraziarvi della visione, naturalmente, e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti!